perché ho inserito in questo libro, deciso di realizzare una chiesa, una cappella dedicata. No, è proprio perché questa storia parte da quel 1979, dall'accoglienza che ho ricevuto in quell'ambiente. Abbiamo qui quello che è stato presidente per tantissimi anni, Giovanni Bressano, e lo saluto con tanta cordialità. Massimiliano si è messo in testa di raccontare le storie di Masca attraverso la tecnica del fumetto, perché è un modo per, come dire, avvicinare i giovani a questa dimensione magica del nostro territorio. E ci stai riuscendo, no? ti stai impegnando, e poco alla volta arriverai anche tu a realizzare questo tuo sogno. Sarebbe il primo, no? È il primo, sì, c'era stato un esperimento fatto da un altro giovane di Magliano Altieri, ma poi non aveva avuto diffusione. Invece questo fumetto che vuole realizzare Massimiliano avrà diffusione. Vuoi parlarcene? Ok. Prima di tutto l'idea è nata in uno di questi salotti letterari con Donato Bosca, che ringrazio per avermi dato questa possibilità. Questo fumetto verrà pubblicato con l'Araba Fenice Libri, e prima di tutto devo ringraziare la mia disegnatrice Elena Toma, che è di Lecce e quindi a causa della distanza non è potuta venire qui. E c'è ancora da dire che a me questa dimensione magica, questo mondo dietro un mondo, di questo territorio delle Langhe, mi è sempre piaciuta. Infatti, quando ero bambino, quando ne facevo una delle mie, c'era mia nonna che per farmi star bravo mi raccontava le storie di Masche. A me queste storie piacevano, ma nel contempo mi spaventavano anche, tant'è che per un po' di tempo non combinavo più marachelle. E niente, purtroppo mia nonna è mancata poi nel 2001, quando è andata via un cancro, e non voglio che questa dimensione magica, questi miei ricordi di infanzia che mi hanno sempre spinto poi a tirare avanti, vadano perduti. Non so proprio quello da dire, no. Bello a sedersi qui vicino a me, perché siamo in un periodo di crisi, una crisi che coinvolge